Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella soffice al cioccolato e Vov. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, cioccolato fondente, zucchero semolato, olio di semi, uova, lievito per dolci, liquore Vov, vanillina e sale. Diamo il via alla ricetta. Vi consigliamo di mettere nel congelatore per 15 minuti il cioccolato fondente e di prendere dal frigorifero il liquore Vov almeno mezz'ora prima di iniziare la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente. E lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte il cioccolato tritato. Abbiamo lavato e asciugato il boccale. Posizioniamo le lame, la farfalla sopra le lame. Versiamo le uova. Lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo montare per 10 minuti a 37 gradi, velocità 4. Le uova sono ben montate. Adesso azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 3. E dal foro del coperchio aggiungeremo a filo prima il liquore Vov e poi l'olio. Rimuoviamo la farfalla. Aggiungiamo la farina. Lievito per dolci. Il pizzico di sale. La vanillina. E il cioccolato. Azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 4. Il composto è pronto. Trasferiamolo in uno stampo del diametro di 22-24 cm, ben imburrato e infarinato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, abbassare la temperatura a 170 gradi e fare proseguire la cottura per altri 30 minuti. Verificare sempre la cottura con la prova a stecchino. La ciambella è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta soffice al cioccolato fondente e Vov. Grazie e alla prossima ricetta.